la sorgente luminosa dei LED spara fuori una luce molto diretta, molto incisiva e anche per certi versi molto fastidiosa. Non crea luminanza, cioè non crea quella luce dispersa che c'è attorno a tutte le lampade, proprio perché è una sorgente luminosa puntiforme. Per dare a questa luce un maggiore senso di comfort, ho fatto studiare in Artemide proprio il flusso luminoso che esce da un LED ed è venuta fuori questa forma a trombetta, una forma tra l'altro molto classica, molto tradizionale, che fa pensare a una vecchia lampada da cascina lombarda e che invece è proprio di origine altamente tecnologica e che ha la funzione proprio di dissolvere quella luce perimetrale del LED per farla diventare più distribuita, più diffusa e più piacevole. Il mondo dell'illuminazione è cambiato molto per tutto quello che abbiamo a disposizione oggi in termini di conoscenza, di fotonica, di elettronica, di sistemi per produrre la luce. Però quello che è cambiato maggiormente è lo stile di vita di noi umani, che abbiamo in mente sempre di più un ambiente in continua evoluzione, in continuo movimento. Quando disegnavo le prime lampade 40 anni fa erano degli oggetti che si sistemavano qua e là nelle stanze, bastava una o due lampade in una stanza per illuminare. Oggi la luce è più un'installazione luminosa, la grande sfida proprio è creare effetti di luce, installazioni di luce, atmosfere di luce, giocando con tutto il potenziale tecnologico che abbiamo a disposizione.